E soprattutto un benvenuto a Ariana Ciccone, bentornata a casa veramente, visto che, come sapete, Ariana Ciccone ha frequentato l'IFG e dall'IFG è partito per altri libri, altre pagine, diciamo. Anzi, messo direi in azione proprio le esperienze di altre pagine per farle confrontare quello che è diventato l'appuntamento ormai imprescindibile per il giornalismo italiano, appunto il Festival Internazionale del Giornalismo. Era una riflessione che facevo stamani, viene da sorridere pensare a una frase, a un aforisma che ha accompagnato in tutti quelli che hanno perduto credono nel giornalismo. Pensavo appunto all'aforisma di Hegel, il giornale, la preghiera del mattino dell'uomo moderno, no? Non lo so, certo che se guardiamo appunto le letterature, come sta andando la carta stampare, la carta stampata, mi da dire che siamo diventati tutti laici, se non atei, visto che i giornali oggi non è che godano di ottima salute, e purtroppo sono pochi, noi lo constatiamo soprattutto con gli studenti, sono pochi quelli che si dedicano la mattina a questa preghiera laica. A me piacerebbe sapere, Ariana Ciccone si intratterrà su tante cose, piacerebbe sapere quanto il calo delle vendite della carta stampata è stato compensato dalla lettura dei giornali online, ammesso che sia possibile calcolarlo. Ecco, la mia impressione è che oggi, mi riferisco soprattutto alle fasce giovanili, l'overdose di informazione abbia finito per generare una sorta di fastidio per l'informazione stessa. Penso ad esempio alla crisi di talk show che al tempo erano certo un certo tipo di informazione storica, ecco. Però queste sono appunto curiosità, e con il suo intervento Ariana Ciccone saprà condurci per i meandri dell'informazione da par sua. Grazie ancora per essere venuta. Grazie magnifico rettore per aver ospitato Ariana Ciccone per questa lezione stamattina e per la consegna del sigillo. Beh, l'idea di chiamare Arianna qua nasce dal fatto che soprattutto Arianna è uno dei nostri. Lei ha studiato e si è formata alla scuola di giornalismo di Urbino, considerata a ragione a torto una delle migliori. Tu ci dirai, cioè tu la rappresenti, e quindi poi ci sono tanti ragazzi o ex della nostra scuola. Parlare di informazione oggi credo che sia importante, soprattutto in un dipartimento che assieme alle scienze umane si occupa, alle scienze umanistiche si occupa di comunicazione, di strategia della comunicazione.
Quindi l'invito ad Arianna è più che comprensibile in un luogo come questo. Anche però per chi non si occupa di comunicazione, il tema dell'informazione oggi è centrale. Come potremmo vivere senza? La democrazia viene garantita solo dalla diffusione delle notizie e dalla comunicazione che delle notizie si fa. Quindi sentire oggi Arianna che parla contro i giornali per amore del giornalismo, io credo che sarà una lezione per tutti noi per capire come dovremmo probabilmente approcciarci alla informazione in un momento in cui l'informazione così differenziata e variegata per i tanti media che possiamo utilizzare, ma probabilmente non lo è così tanto per garantire la democrazia. Questo è il motivo per cui abbiamo ritenuto il Dipartimento di invitare Arianna a tenere questa lezione qui a noi e ai nostri allievi. Quindi io sono molto grata per aver accettato il nostro invito, sono molto grata ad Arianna per aver accettato il nostro invito, e aggiungo semplicemente che Arianna, per chi non lo sapesse, è assieme a Christopher l'inventrice, l'inventore del festival e la curatrice, il curatore del festival del giornalismo internazionale, ci tiene molto Arianna a dire internazionale, di Perugia, e che raccoglie tante voci sull'informazione e mette a confronto tante posizioni differenti rispetto all'informazione. Quindi grazie per essere qui e ti ascoltiamo tutti con molta ansia. Grazie. Tanto grazie per questo onore che mi avete concesso. Addirittura oggi ho due rettori, non uno, due papi. Per me è un onore grande, un'emozione fortissima ritornare qui a Urbino, dove mi sono formata, e tra l'altro io Urbino l'ho amata da subito, anche perché mi ha aperto un nuovo modo di vivere. Io venivo da Napoli, quindi qui ho capito che si poteva anche vivere diversamente, in modo più umano, ecco, diciamo. E quindi vi ringrazio per questo, vi ringrazio per l'onore che mi avete concesso, anche perché io per l'occasione, ecco, solitamente sui social mi definiscono la regina del ditino alzato. Quindi con l'occasione alzo il ditino definitivamente con questa mia riflessione contro i giornali. Questo speech, questo discorso che farò, è un post anche che troverete sul sito del festival, festivaldelgiornalismo.com, dal titolo appunto Contro i giornali, per amore del giornalismo. E questo è un intervento, in realtà, come dice il payoff, è un atto d'amore. Il titolo è una provocazione, però sicuramente io sono contro un certo modo di fare giornalismo, meglio di non fare giornalismo, nell'era digitale, che è la nostra era. I numeri ci raccontano di una crisi profonda che non parte da oggi, ma viene da molto lontano. E cominciamo a smontare i primi miti. Non è colpa del web se i giornali sono in crisi. La crisi di questo modello di produzione giornalistica viene da molto lontano. La fotografia precisa la fa George Brock nel suo libro Out of Print. La cosiddetta età dell'oro dei quotidiani, nella seconda metà del XX secolo, è in realtà la storia di un lungo declino commerciale. La televisione ha ucciso più giornali di internet. Internet ha peggiorato le cose, sicuramente, ha affossato un modello basato sulla pubblicità, ma la crisi dei giornali, il declino della carta stampata, è iniziato prima ancora della nascita di internet. C'è questa confusione che fanno i giornalisti tra giornalismo e giornali di carta. Non è crollata però la domanda di informazione, che anzi rimane molto forte in crescita. Quello che è imploso, è l'efficacia di un modello di quotidiani di grandi dimensioni e generalisti, che richiedono poi un forte afflusso di pubblicità per sostenere quel processo produttivo. Quello che il giornalismo sta attraversando, dice Brock, non è un disastro, è la sua naturale evoluzione. Matthew Ingram, anche lui nostro ospite al festival, che è senior writer di GGOM, un esperto di media, va anche oltre e si chiede se i mass media non siano stati un accident, un'anomalia
della storia, perché la comunicazione umana è per sua natura sociale e personale, cioè tutto quello che non è l'informazione tradizionale, ed è invece la natura dei social media e del network journalism. Sulla stessa lunghezza d'onda di Brock e Alan Rasbridge, il direttore del Guardian, anche lui ospite al festival quest'anno, che ha detto in modo molto incisivo: i giornali sono in crisi, il giornalismo non è mai stato meglio. Bisogna avere la capacità di mettere insieme il meglio del giornalismo tradizionale con il meglio di quello che offrono i social media e il citizen journalism. Questa crisi, paradossalmente, è una grande occasione, perché costringe i giornali, i brand più forti, a puntare sulla qualità e rivedere il proprio ruolo sociale, culturale, all'interno di questo sistema di rimediazione. I giornali non contano più come una volta, hanno perso la loro centralità, convivono insieme i professionisti e quelli che una volta erano conosciuti come pubblico. Il pubblico, i lettori, ora si fanno produttori attraverso infinite possibilità offerte dalla rete. In campo sono entrati nuovi player, i social media hanno cambiato per sempre lo scenario. Dice Clay Shirky: stiamo tutti vivendo il disorientamento dovuto all'inclusione di 2 nuovi miliardi di partecipanti in un panorama mediatico che prima operava grazie a un gruppetto di professionisti. Questo, secondo me, fa solo bene alla democrazia. Come si pone il giornalismo italiano rispetto a questo scenario? Ed è questo il punto centrale della mia riflessione. Rispetto a questo nuovo mondo completamente cambiato dalle fondamenta, rispetto a questi che sono ambienti culturali, perché non sono mezzi, non sono piattaforme, sono ambienti sociali, ambienti culturali, il giornalismo ha una sola possibilità davanti: rimettere al centro i lettori, perché l'alternativa è l'irrilevanza, il collasso totale della credibilità e dell'autorevolezza, già fortemente minati, non per colpa del web, per colpa di un certo modo di fare il giornalismo. In un contesto dove l'oligopolio delle notizie non esiste più e dove esplosa l'offerta informativa, abbiamo bisogno di un giornalismo forte, sano, fatto da professionisti indipendenti e trasparenti, con competenze sempre più complesse, a loro agio con le nuove grammatiche dell'informazione nell'era dell'open web, aperti alla partecipazione, al coinvolgimento delle comunità dentro e fuori la rete. Perciò dovremmo cominciare a dirci alcune verità. Io ho suddiviso il mio intervento in 3 parti, in una mi rivolgo agli editori, nella seconda ai giornalisti e mi chiedo cos'è giornalismo, chi è giornalista, nella terza noi lettori, mi rivolgo a noi lettori che siamo appunto coprotagonisti di questo nuovo sistema, ecosistema informativo, e dico nuovo per comodità, perché dovremmo anche smettere di parlare di nuovo quando la rete, il web e i social hanno già una certa età. È come parlare di futuro del giornalismo quando è in realtà il nostro presente. Gli editori. Il rapporto 2014 sull'industria dei quotidiani in Italia ci parla di un calo costante e anche negli ultimi anni che sta anche accelerando, di lettori e di pubblicità. Dal 2010 al 2013 abbiamo perso 3 milioni e mezzo di lettori. Chi sono? I giovani. 2 milioni e mezzo e anche di più sono lettori fra i 14 e i 44 anni. Quelli al di sopra dei 45 anni sono circa 900.000. D'altra parte è proprio questa la sfida, sia per il digital che per il mainstream, cioè conquistare le nuove generazioni, i cosiddetti millennials. La fotografia che emerge dalla ricerca di Lella Mazzoli, direttore, ci tiene a dire direttore, dell'IFG di Urbino, sui giovani in formazione è proprio questa, cioè un crollo dei quotidiani come fonte primaria di informazione. In pochi anni si è passati, come consumo da parte dei giovani dei quotidiani, dal 65% al 41%, il che significa che se continua questa tendenza nel giro di 5 anni i quotidiani spariranno dalla dieta informativa dei giovani. Cala, abbiamo detto, contestualmente la pubblicità, cala il fatturato, si è dimezzato in pochissimi anni. Davanti a questi numeri gli editori italiani cosa fanno? E davanti a questa crisi, che ripeto, non è una crisi economica, è una crisi di sistema, è una crisi sistematica, è una crisi culturale e strutturale, è cambiata la società. Cosa fanno gli editori? Tagliano. Tra prepensionamenti, e poi ne parleremo, e compensi sempre meno dignitosi per i freelance, che poi è la nuova dimensione della figura giornalistica oggi, e sono i cosiddetti forzati dell'informazione, gli editori insieme a, mi spiace, il sindacato unico dei giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa, si appellano ai contributi pubblici all'editoria. Il fondo era stato azzerato, poi è stato ripristinato, adesso si parla di 120 milioni di euro per i prossimi 3 anni. E allora mi chiedo, perché si fanno i giornali in Italia? Lo sappiamo, è cosa risaputa, l'abbiamo detto sempre,
gli editori in Italia sono impuri, sono l'informazione in mano a pochi editori, tutti più o meno con altro interesse in campo. E per me è un'insana ossessione per la politica. Gli editori sono spinti più dal desiderio di far parte del potere in qualche modo, di essere principali interlocutori della parte politica, di essere protagonisti della vita politica del paese, sperando di orientarli, a volte forzando pesantemente la mano. Rispetto ai tagli, qualcuno dirà c'è la crisi, i giornali non si fanno per beneficenza e bisogna tagliare. Certo, ma se questa è l'unica strategia, beh, è una strategia perdente. Bisogna abbracciare l'innovazione per innovare, bisogna investire, che è un investimento non solo economico, ma anche culturale. Di sicuro nessuno di noi sa questa crisi dove ci porterà, ma quello che è certo è che il business delle notizie, così come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, non tornerà mai più quello di una volta. Si sono ristretti i guadagni, c'è una ricerca che è uscita pochi giorni fa di Mediobanca sui principali 7 editori italiani, parla di una perdita secca di 1,8 miliardi di euro dal 2009 ad oggi. E quindi perché si fanno i giornali? Dipende appunto dalla motivazione. D'altra parte, nell'epoca del tasto pubblica senza permesso, quello che può salvare le testate tradizionali è fare un prodotto sempre più di qualità, che costa di più probabilmente e fa guadagnare di meno. E allora diciamoci una delle prime verità, che qui questa cosa che dirò l'ha scritta Marco Pratellesi, che è un giornalista dell'Espresso, nel suo libro New Journalism: le ragioni della crisi devono essere cercate altrove rispetto ad internet, anche in parte nella perdita di rilevanza e credibilità di un giornalismo meno propenso alle inchieste e a scavare, più dedito al racconto di superficie, meno curato e più compiacente nei confronti del potere e degli investitori. Come sapete, Jeff Bezos, a proposito di investimenti e di tagli, il CEO di Amazon, fondatore di Amazon, ha comprato nel 2013 il Washington Post. La prima cosa che ha fatto è assunto. Cioè Bezos ha detto nelle prime dichiarazioni: io so che non ho la bacchetta magica, non so qual è la soluzione, so che bisogna investire, so che bisogna sperimentare, senza avere paura di fallire. Dopo un anno dall'acquisizione, il responsabile dello sviluppo dei prodotti editoriali del Washington Post ha rilasciato un'intervista a Wired e ha detto proprio: quello che è cambiato nel Washington Post in un anno, grazie all'iniezione economica e culturale di Bezos, il Washington Post è diventato un laboratorio di idee per il futuro digitale del giornalismo. Qui lavora un gruppo di persone di background diversi rispetto a quelli che normalmente sono presenti nelle redazioni dei media tradizionali. C'è stato dunque un ripensamento complessivo del giornale, che è diventato appunto anche un laboratorio di ricerca. E questo è uno dei mille esempi che potrei fare. Il Guardian è un modello da guardare, è una sperimentazione continua, ha da poco ristrutturato la sua newsroom in funzione della digital audience. Due giorni fa hanno lanciato un tool per il data giornalismo collaborativo. Il Daily Telegraph ha dichiarato pubblicamente che userà i contenuti digitali come una sorta di buffet da cui prendere i contenuti e riempire i giornali di carta. Un giornale belga, l'Essoir, ha deciso di azzerare la propria redazione e affidarsi ai giovani, puntare su una leadership under 25, sul motto rivitalizzare lo staff per rivitalizzare i contenuti. Il Financial Times, nel rilanciare la sua nuova versione di carta, ha dichiarato: o ci adattiamo o moriamo. E ora su 600 giornalisti, 600, solo 15 si occupano della carta. Provate a fare questo tipo di proporzione nelle redazioni italiane. E certo ha ragione Emily Bell della Columbia University quando dice che nel commentare uno dei documenti più importanti sui media rivelati quest'anno, quello sull'innovazione del New York Times, Emily Bell dice: è difficile, quasi non impossibile, riuscire a fare giornalismo e nello stesso tempo stare al passo col cambiamento nel giornalismo e nel più ampio ecosistema digitale. Ma sicuramente quello che non si può fare è quello che stiamo facendo noi, tagliare soltanto, senza avere un'idea, una spinta, senza continuare a sperimentare, senza avere una visione di quello che vuole essere il nostro giornalismo. Da noi, come detto, appunto si taglia, si licenzia, si contengono i costi, si prepensionano i giornalisti, cercando poi di farli rientrare come collaboratori. Voi tenete presente che comunque quando si prepensionano, una parte del prepensionamento è a carico dei contribuenti. Quindi non è proprio una procedura corretta farli rientrare poi come collaboratori. Gli stessi giornalisti delle testate, io ho letto diversi
comunicati stampa dei comitati di redazione chiedono ai loro editori: ma qual è la vostra strategia oltre al taglio? E a proposito di prepensionamenti, io vi leggo un passaggio drammatico di Enrico Pedemonte, ex giornalista del gruppo L'Espresso, tratto dal suo libro Morte e risurrezione dei giornali, per farvi capire anche come funziona poi questa dinamica rispetto ai cittadini. Quello che mi ha colpito, scrive Pedemonte, e continua a indignarmi, è il fatto che i giornali abbiano sostanzialmente tenuto nascosto l'accordo sindacale ai lettori con un'operazione di censura. La notizia degli accordi sindacali, che sono costati molte decine di milioni di euro alle casse pubbliche, sono state relegate in illeggibili comunicati pubblicati a fondo pagina. D'altra parte, anche della crisi storica della carta stampata non si parla. Il possibile tracollo di un settore chiave della democrazia è trattato alla stregua di una vicenda privata di un gruppo di editori e di una corporazione di lavoratori. Questo non lo condividono con noi. Però puntualmente su tutti i giornali, quando vengono rilasciati dei dati, sono tutti i primi in edicola, perché a seconda di come si leggono i dati poi sono tutti i primi. Questo invece lo condividono con tutti i primi, sul digitale, la diffusione è in edicola. In realtà bisognerebbe imporre un dibattito aperto, trasparente, senza censure e senza paura, perché la crisi dei giornali non è un dramma privato di editori e giornalisti, ma è un problema di tutti noi cittadini, è un problema della società civile. E bisognerebbe chiedersi prima di tutto: ma questo giornalismo che stiamo facendo è veramente, risponde veramente ai bisogni di una società che cambia? E invece no, si tornano a chiedere contributi pubblici nell'ottica appunto che sia solo una crisi economica e non culturale. Nell'era del post-industrial journalism, nell'era in cui viene sancita la crisi della linearità del business editoriale, del processo produttivo e della passività dell'audience, c'è chi propone una tassa per salvare la stampa, una tassa sul web. Proprio discutendo di contributi pubblici sull'editoria su Facebook, è intervenuto Enrico Mentana ed è stato tremendo. E vi leggo cosa ha scritto. Il problema di fondo, all'osso e brutalmente, è che l'informazione è diventata un mercato chiuso, prodotto da anziani per anziani. Garanzie, tutele, incentivi e ammortizzatori ruotano tutti intorno allo sforzo di condurre in porto l'ultima traversata del Titanic. Sindacato, ordine, FIEG e politica hanno l'interesse di chi è dentro e sopravvive. Una catena di negozi di antiquariato, mentre fuori prospera l'IKEA. E veniamo ai giornalisti. Cos'è il giornalismo? Chi è il giornalista? Nell'era oggi dell'open web e della fine dei mass media. Sostiene uno dei più importanti esperti di media, Jeff Jarvis, che il giornalismo dovremmo provare a considerare il giornalismo come un servizio. Il contenuto va a riempire qualcosa, mentre il servizio punta a raggiungere un obiettivo. Per essere un servizio, il giornalismo dovrebbe mirare ai risultati piuttosto che ai prodotti. E quale dovrebbe essere questo risultato? Sembra ovvio, ma da noi non lo è. Individui meglio informati e una società meglio informata. Quindi il compito di chi si occupa di giornalismo è formare e dare gli strumenti agli individui, alle comunità, per avere appunto strumenti per cercare, portare alla luce, raccogliere, condividere, organizzare, analizzare, comprendere, usare le proprie informazioni. In questo contesto il giornalismo tradizionale deve fare conti con l'ascesa del lettore nell'era dell'open web, ed è questo proprio al centro di uno speech di Katherine Weiner del Guardian, che si occupa appunto di come è cambiata l'informazione da formato fisso a flusso. Digitale non significa semplicemente pubblicare una storia sul web, è una ridefinizione fondamentale del rapporto dei giornalisti con il pubblico, della nostra opinione nei confronti dei lettori, della nostra percezione, del nostro ruolo nella società. Non siamo più giornalisti onniscienti che distribuiscono parole dall'alto per lasciarle raccogliere lettori passivamente. Da un giorno all'altro il digitale ha distrutto quelle gerarchie, creando un mondo più livellato in cui le risposte possono essere istantanee e alcuni lettori sanno quasi certamente di più di un giornalista su un particolare argomento e potrebbe trovarsi in una posizione migliore per scoprire una storia. Per questi motivi appunto Jay Rosen parla di lettori come persone precedentemente conosciute come pubblico e Dan Gilmore espressamente di ex pubblico. Nell'era digitale esistevano alcuni giornalisti e molti lettori, adesso può essere difficile determinare lo scarto. Le persone precedentemente conosciute come pubblico non si limitano a stare a guardare, e se non li ascolti
non lavori con loro, non lavori per loro e non dai loro quello che vogliono e di cui hanno bisogno, hanno un sacco di altri posti dove andare. Un web aperto permette di interagire con il pubblico come mai in precedenza e di collaborare per scoprire, diffondere e discutere le storie in una serie di modalità infinite e nuove. E allora, in questo contesto così complesso, così profondamente cambiato, ha ancora senso definire chi è giornalista? E qui, ancora una volta, Jarvis ci illumina. È il giornalismo a fare il giornalista. Dice Matthew Ingram che proprio grazie alla rete il giornalismo è diventato effettivamente ciò che si fa e non più soltanto ciò che si è. Potrei fare mille esempi. Dal blog Brown Moses, un blog che senza stare sul campo ha fatto una copertura della guerra in Siria spaventosa, tanto che alcuni media mainstream, dei più grossi, dei più potenti, hanno ripreso il suo lavoro perché non riuscivano a coprire quei territori. Tutt'oggi, con un'operazione di crowdfunding, si occupa di giornalismo investigativo sui social media. Fino ai cittadini reattivi in Italia è al loro civic journalism. Ci rendiamo conto che in un sistema del genere un ordine dei giornalisti, così come strutturato, è stato completamente travolto dalla storia. Abbiamo ancora bisogno di giornalisti? Sì. Anche se per me non sarà certo un tesserino a stabilire la qualità di un lavoro e certificare la professionalità di chi fa informazione. Sono convinta della necessità di formazione. Le competenze richieste in un'epoca come la nostra non solo sono diverse dal passato, ma sono terribilmente più complicate e infinitamente, almeno per me, più affascinanti. Come hanno detto Anderson, Bell e Cherky nel loro documento sul post-industrial journalism, ora e per il prossimo futuro abbiamo bisogno di un gruppo di lavoratori a tempo pieno che scrivano cose che qualcuno da qualche parte non vuole segnalare e che lo facciano in un modo che non si limiti a rendere disponibili delle informazioni, ma costruendo quelle informazioni in maniera che esse raggiungano e colpiscano il pubblico. E scusate se la formula New media, old values, tanto usata dai giornalisti tradizionali come una forma di protezione di un mondo che non c'è più, non mi convince. Anche perché, onestamente, dovremmo fare una riflessione su come questi antichi valori siano rispettati dai media mainstream, tutt'oggi e nel passato. Possiamo ancora parlare di old values quando nascono nuove figure professionali, come quella annunciata da BuzzFeed, che parla appunto del publisher, non come lo intendiamo noi, ma come una figura che guida la pubblicazione per il social web nel senso più moderno del termine, laddove contano data science, tecnologia, comprensione dei social network, del mobile e del digital video. E veniamo alle note dolenti, che è il rapporto dei nostri giornalisti. Voi mi dovete scusare perché io sto generalizzando, e ovviamente ci sono eccezioni e giornalisti di grandissimo livello, quindi io sto facendo una critica di sistema, di un sistema dominante nella nostra cultura. I giornalisti dovrebbero imparare ad essere dei nodi. Questo è il primo passo. In un'era come quella dell'open web, il giornalista è un nodo. Scrive Sergio Maestrello: non compro più il giornale, compro la capacità di un giornalista di fare ordine nell'attualità in modo professionale, ma non in alternativa, semmai in simbiosi col filtro collettivo di internet. La rete vive di relazioni. Compito di ciascun nodo è alimentare quelle relazioni. Il giornale dovrebbe allora trarre spunto dalla liquidità, dall'elasticità, dall'intensità e dall'umanità che emergono nei social network e nei luoghi più vitali della rete. Io purtroppo questo oggi nel nostro mondo mainstream non lo vedo. I social network sono un mondo complesso e ricchissimo, non sono un mondo altro, perché non c'è questo dualismo. Sono una fonte inesauribile per il giornalismo. Pensate che un'organizzazione no profit come ProPublica ha usato, coinvolgendo i propri fan su Facebook, per portare avanti un'inchiesta sull'assistenza sanitaria. Come stanno i nostri brand anche più potenti online? Mi riferisco, per faccio un esempio, Repubblica e Corriere, che sono i più potenti, li usano i social come delle piattaforme per spammare dei link. Ma non funziona calare dall'alto un hashtag, non funziona trattare lettori come dei mangiaclick, usare social in modalità broadcasting, ha senso unico e solo in funzione del maggior traffico possibile da portare a casa. O meglio, può funzionare nel breve termine, nel lungo termine a mio avviso è una scelta perdente, anche perché in tutto questo, sempre più spesso, testate storiche sui social inseguono il click facile,
la notizia fuffa, la notizia pop, immettendo nell'ecosistema sempre meno qualità e approfondimento. E lì poi dove lo immettono, quel contenuto lì viene soffocato. Ho visto usare testate storiche, il clickbait, questa tecnica del link esca, anche per una notizia di un suicidio. Clicca qui per sapere i motivi per cui il ragazzo si è suicidato. Non si può davvero pensare di salvaguardare il brand e la propria identità riservando la qualità, presunta tra l'altro, su carta, tipo riserva indiana. Sul digitale sono sempre più spesso, purtroppo, i tentativi di usare uno stesso contenuto confezionato nello stesso modo. I media si rilanciano fra di loro. Penso alle notizie che arrivano dai talk show politici soprattutto, rimbalzano dai siti, ai social, alla carta, senza soluzioni di continuità, senza originalità, senza provare a contestualizzare la notizia, se poi notizia è, a lavorarla giornalisticamente e provando ad offrirla agli utenti nel modo più efficace a seconda della natura delle news. Il mondo digitale o è ignorato, o è demonizzato, o è banalizzato. A quanti servizi su Ballarò siamo arrivati, sulla satira del web, come se la vita digitale si risolvesse in una continua presa in giro della politica. Ho a volte velinato, e questo è un grande problema che hanno i giornalisti nei confronti della politica. Perché? Perché la politica, i politici hanno imparato, guardate Renzi, è il re della disintermediazione. Cosa fa il giornalista però di fronte a un politico che sa disintermediare in questo modo? Ha l'unica possibilità, se non vuole ridursi a essere megafono di propaganda, riintermediare. Le resistenze psicologiche al cambiamento posso capirle, perché è difficile cedere potere. Quelle culturali non le capisco. Mario Tedeschini Lalli, mio ex docente all'IFG di Urbino, lo spiega molto bene. E spiega perché i giornalisti non possono rinunciare a parlare la lingua dei social media e della cultura digitale. Lo fa proprio in risposta a Michele Serra, che rispetto a questo si vanta di non essere immerso in questo mondo digitale, definendo, secondo me maldestramente, i social un club. C'è questo senso di indifferenza, se non di fastidio, verso la dimensione sociale, che è sostanzialmente la natura più profonda del giornalismo oggi. Un fastidio per i lettori, per la loro identità di prosumer, che commentano, che hanno voglia di partecipare, che a volte appunto ne sanno più di noi. Si potrebbe cercare e stimolare la partecipazione dei cittadini lettori, troppo spesso ignorati e a volte liquidati con uno smamma troll, se si permettono di esprimere delle critiche. Ma la reputazione e la credibilità non valgono per sempre, sono crediti che si rinegoziano giorno dopo giorno e sui social si gioca tutto, perché alla fine sono uno svelamento potentissimo della nostra professionalità e della nostra umanità. E la parola chiave in questi ambienti è la fiducia, che non si eredita per appartenenza alla testata. I giornalisti devono sapere che la notizia comincia con il punto finale di un articolo, è da lì che inizia il controllo, la discussione, il confronto e il commento, che arricchisce il contenuto, a patto però di essere aperti alla comunità. Tutto ricade su reputazione e credibilità della testata, anche come i giornalisti usano e stanno in questi ambienti, usano i social e stanno in questi ambienti. È importante, a mio avviso, darsi una policy interna nelle redazioni. Non ce l'ha quasi nessuno, credo in Italia solo la stampa. Se un lettore chiede conto di un copia e incolla o di un presunto plagio, il giornalista o la testata hanno il dovere di rispondere. Qui da noi quasi si ignora scientificamente la richiesta di chiarimento. E a proposito di copia e incolla, per far capire come solitamente i giornalisti poi si rapportano rispetto ai contenuti digitali, vi racconto questo aneddoto. Quando è stato nominato il premio Nobel 2014 per la letteratura, in pochi sapevano chi fosse, la voce su Wikipedia evidentemente era ancora molto debole, l'editor di Wikipedia, sapendo perfettamente il comportamento dei giornalisti, ha messo un alert che è durato tipo 10 minuti. Be careful boy. Primary sources are still best for juniors. Occhio ragazzi, perché le fonti primarie non sono sempre la migliore fonte per i giornalisti. Come dire, sappiamo, copiate e incollate, sappiate che questa voce è ancora debole, cercate di evitare brutte figure e andatevi a informare direttamente con la fonte. Qui in Italia addirittura abbiamo visto articoli copiati e incollati da Wikipedia e poi la beffa finale che a fine articolo c'era pure scritto riproduzione riservata. Vero? Copiare da giornali stranieri non è giornalismo, si chiama plagio
E se un lettore ve lo fa notare e chiede spiegazioni, non si fischietta, non si fa finta di niente, cioè tanto che passa, no! Perché intanto il plagio è una cosa gravissima, in altri paesi scatena indignazione più che sacrosanta e si arriva anche a licenziare il giornalista. Qui da noi non si risponde pensando di potersela cavare, quando invece tutto questo ricade sulla reputazione del giornalista, della testata e dei suoi colleghi. Altra sfida importante è il bilanciare l'accuratezza con la velocità. Siamo in un'era in cui abbiamo bisogno di essere veloci, arrivare velocemente su una notizia, ma non ci possiamo arrivare male. Su questo ci sono due approcci sostanzialmente, diciamo, principali. Uno è quello di arrivarci anche dopo, pur di difendere il proprio bene, la propria reputazione, ma arrivarci correttamente. C'è invece una tendenza all digital che invece si basa su questo principio, che vede la notizia più come processo aperto. This is what we know, this is what we don't know, quindi sappiamo perfettamente quali domande porci, what do you know? E qui c'è il coinvolgimento dei lettori, la partecipazione. Ora, in questa dinamica, onestamente, non è contemplata la copertura della vicenda Ebola che abbiamo visto in questi giorni in Italia, in cui praticamente si lanciano continuamente casi sospetti, falso allarme, casi sospetti, falso allarme. Tra l'altro dopo pochi minuti c'è il falso allarme, allora dico io, scusate, evitate di darci il caso sospetto. E la gestione e la correzione degli errori è anche questo un aspetto fondamentale, anche in cui in Italia siamo proprio sempre particolari. Altrove si lascia traccia della correzione, si ammette l'errore, si chiede scusa. Qui da noi invece l'errore diventa è giallo. Si cambiano i titoli, si cambia il testo, zitti zitti, non si ammette l'errore, si trasforma il titolo da notizia errata a è giallo. No, non è giallo, è che tu hai sbagliato prima. Pensate che c'è un sito in America, Wolfie, che usa le GIF animate per rendere virale la correzione dell'errore e le scuse al lettore. Cioè, talmente importante quindi il rapporto con i lettori che dicono se l'errore è andato in modo virale potente, altrettanto in modo potente noi dobbiamo far andare la correzione e le scuse. Da noi no, io ho visto sui giornali di carta una resistenza pazzesca, cioè quando si chiede una rettifica si risponde, anche bene argomentata, si risponde sì sì, però tanto il senso dell'articolo è lo stesso. No, e ci giochiamo tutto su questo, il nostro rapporto con i lettori, proprio su questi aspetti. Pensate che una ricerca attesta appunto che tra i tre principali motivi di calo di fiducia nei media sono conflitto di interessi, so se vi ricorda qualcosa, sta ancora tutto bello lì, le imprecisioni e gli errori. Abbiamo bisogno di etica nel giornalismo. Altra parola chiave è la trasparenza. Se io ricopro un ruolo governativo e scrivo sui giornali delle attività del governo, io ho il dovere di rispettare i miei lettori e fargli sapere qual è il mio ruolo nel governo. Gerosen dice la trasparenza è la nuova obiettività. Sono d'accordo, è giusto secondo me che un giornalista possa esprimere la sua opinione e la sua posizione. Quello che non si può accettare, e i giornali italiani lo fanno spessissimo e lo vedo soprattutto per quanto riguarda la copertura della politica, è forzare, manipolare il racconto dei fatti per far aderire quei fatti alla nostra posizione e alla nostra visione delle cose. E veniamo alla comunità, anche qui una parola chiave, centrale, anche perché sulla comunità e sulla moderazione dei commenti e la valorizzazione dei commenti stanno nascendo nuovi modelli economici anche sostenibili, anche vincenti. Nella relazione con i lettori è fondamentale la cura e la moderazione dei commenti, è faticoso, impegnativo, anche fastidioso a volte, bisogna investire risorse umane, tempo e denaro. Pensate che il New York Times e il Washington Post insieme hanno stretto un accordo con Mozilla per sviluppare una piattaforma specifica per la gestione e la valorizzazione dei commenti e dei contributi dei lettori, nella visione che la conversazione e il coinvolgimento della community rendono il giornalismo migliore. Altri esempi significativi sono Mediapart in Francia, che tra l'altro funziona proprio con il sostegno dei lettori, non vogliono pubblicità, solo sostegno dei lettori, giornalismo investigativo indipendente, partecipazione della comunità. Infolibre in Spagna e l'olandese The Correspondent, che con un'operazione di crowdfunding in un anno ha raccolto 2 milioni di dollari e loro hanno la concezione del lettore come partner. Dice uno dei fondatori, non vi dico il cognome perché olandese non lo so più, cioè. Crediamo che i giornalisti debbano lavorare insieme ai lettori, dal momento che ogni lettore è esperto in qualcosa.
3.000 insegnanti ne sanno di più di un solo corrispondente sulla scuola. Ecco perché noi vediamo i nostri giornalisti come leader di conversazioni e i nostri lettori come membri, esperti che possono collaborare. Non è affatto facile, ci sono i troll, ci sono quelli che provocano, che usano un linguaggio brutto, eccetera, eccetera. Basta moderare, tra l'altro delle ricerche, questo lo fa il Guardian per esempio, con delle regole bellissime, cui coinvolgono anche i loro lettori nella moderazione, perché poi le comunità dopo un po' si automoderano. E infatti il Guardian dice una cosa bellissima, dice la piattaforma è nostra, ma la conversazione appartiene a tutti. Quindi basta moderare, una ricerca dimostra che più i giornalisti intervengono nelle conversazioni, meno sono i commenti incivili e più la conversazione si arricchisce. Cosa fanno i nostri giornali? Non conversano, non moderano, non si confrontano con i lettori. Spesso leggiamo appunto di titoli sull'ormai mitologica fogna del web, a causa appunto di questi commenti violenti e di odio. È qui che voglio fare la domanda ai miei colleghi. Ma voi e i vostri giornali, che tipologia di notizie riversate massicciamente sui social? Come vi ponete rispetto alla moderazione della community? Perché c'è anche la responsabilità delle grandi testate, va detto, rispetto al loro modo di stare sui social. Dimmi che informazione fai e ti dirò che commenti riceverai. Come disse Luca Bottura, conduttore su Radio Capital di Latera, durante un'ennesima conversazione su Facebook, occorre un bilanciamento tra lo sdegno per i social e la carne da cannone data in pasto ai navigatori. Chiudo questa parte su cosa è giornalismo riprendendo la conclusione dello speech che Margaret Sullivan, public editor del New York Times, ha fatto al Festival del giornalismo. Cos'è giornalismo? Dice Margaret Sullivan, forse la cosa più importante di qualsiasi altra nel bel mezzo di questo vortice di nuova tecnologia e nuovi strumenti è che non possiamo perdere di vista i valori di fondo che hanno attirato così tanti di noi verso il giornalismo. Un profondo senso di compassione per i derelitti della società, unitamente al desiderio, talvolta nato da una doverosa indignazione, di rendere il mondo un luogo migliore, gettando un fascio di luce su ciò che è sbagliato. E chiudo con noi lettori, With Media, e questa è proprio la parte che voglio dedicare a noi, perché anche noi lettori siamo parte di questo ecosistema, ognuno di noi è nodo, non solo i giornalisti. Nell'era del sovraccarico di informazione, ognuno di noi può contribuire a creare senso dove c'è rumore, contribuire a smontare false notizie, bufale e immettere nel sistema anticorpi contro errori, manipolazioni e disinformazione. Aiutando noi stessi e le persone che frequentiamo nel mondo digitale, le nostre piccole e grandi comunità, ad affinare le nostre capacità di consumo critico dell'informazione. La pretesa etica nei confronti dei giornalisti dovrebbe guidare anche il nostro comportamento online. Essere pronti all'ascolto, al confronto, verificare prima di postare un link, ritwittare una foto, condividere un video, rispettare gli interlocutori, ammettere un errore, se è il caso rettificare una notizia sbagliata, sentire la responsabilità del tasto like. Ognuno di noi, in questi ambienti sociali e culturali, decide che tipo di informazione intestarsi, a partire anche dal linguaggio e dalle parole che usiamo, perché le parole non decidono di me o di te, le parole decidono di noi, decidono che comunità siamo e che comunità vogliamo costruire intorno a noi. Richard Ingras, Head of News di Google, anche lui ospite al festival, ha detto: le notizie non sono solo una parte della nostra vita, ma sono diventate il tessuto stesso dell'esistenza delle persone. Fermi tutti. Proprio perché sono il tessuto stesso delle nostre esistenze, dovremmo imparare a filtrare, selezionare e scegliere le notizie, tutte le notizie che ogni giorno ci vengono servite. Ci servono davvero? L'ossessione di controllare le notizie, l'immersione quotidiana e totalizzante nelle news non è naturale. È come il consumo eccessivo di cibo. Anche per le news, per il nostro benessere psicofisico, è necessaria una dieta informativa equilibrata. Chiederci se le news sono importanti, dice il filosofo De Botton, non significa dire che non lo siano, ma valutare i vantaggi di una fruizione più ponderata e consapevole. E chiudo proprio riprendendo un suo passo dal libro News, istruzioni per l'uso. Un'esistenza piena richiede la capacità di riconoscere i momenti in cui le notizie non hanno più nulla di originale o importante da insegnarci. Periodi in cui conviene lasciare a qualcun altro il compito di governare, trionfare, fallire, creare e uccidere, nella consapevolezza di avere i nostri obiettivi personali da perseguire nel breve tempo che ci è ancora concesso. Grazie.
il sigillo. Sì. Prego. Sono presidente del Tribunale di Urbino. Sono venuto non solo per corrispondere al cortese invito del rettore, della professoressa Manzoni. Nei tempi passati sono vissuto 10 anni a Urbino, quindi probabilmente come suo maestro ho avuto anche il procuratore Savoldelli, che insegnava la scuola di giornalismo. Ma era anche perché mi ha tirato il titolo Contro il giornalismo per amore, contro i giornali per amore, sì, scusa, che dico, per amore. Sono venuto per sentire se c'è una soluzione a questo problema che espongo. Ho colto una frase importante della professoressa Mazzoni e lo voglio segnalare perché sono presenti molti giovani che sono il futuro di questo paese. Il problema è questo. La frase è: l'informazione è importante per la democrazia. Passo invece al suo resoconto, che sotto un certo aspetto è triste, perché i giornalisti che sentiamo e vediamo in televisione, non faccio nome, sono sempre gli stessi. Ma nessuno poi ha amore per la verità. Mi riferisco in particolare ad un articolo che è comparso su Italia Oggi, che è un quotidiano per una notevole tiratura, per quello che è un problema personale. Io ormai mi avvio alla fine della carriera, quindi mi interessa molto i colleghi giovani. Quest'articolo Italia Oggi trattava di magistrati, diceva, è una categoria che ha un sacco di ferie, è di aprile maggio l'articolo, ce l'ho conservato, ha un sacco di ferie, è una casta, guadagna un sacco di soldi. Non c'è una notizia vera di questo, intorno a quello che dice, si copre la realtà, perché non è vero, se parla di ferie, adesso vediamo che l'argomento del governo è la sospensione speciale dei termini in cui tutti i magistrati utilizzano, io personalmente l'ho fatto durante il periodo feriale, per depositare sentenze. Non è vero che gli stipendi non si fa il raffronto, tanto per dire, l'unico stipendio di 12.000 euro al mese è quello del primo presidente della Corte di Cassazione e siamo sempre al di sotto degli stipendi dei consiglieri regionali. Faccio un esempio perché magari ci si ricorda la Minetti oppure il Borsi Junior, erano pubblicati sul giornale, erano di 13.000 euro al mese. Il giornalista non si è preoccupato di fare questi raffronti. Comunque è firmato l'articolo. E poi passo subito, io ho apprezzato la sua accurata difesa dell'informazione. Allora dico, ma lo dico ai giovani presenti. Presidente, ci cambia la cortesia. Ecco, grazie. Lo dico ai giovani presenti, perché prendere un'iniziativa, dire questo, sono assolute falsità, perché io ormai sono anziano, quindi non è che mi faccio spostare più di tanto, ma si crea una crisi di identità, questo è il... Che di fiducia, perché i giovani dicono, ma noi siamo un organo dello Stato che siamo preposti ad curare l'osservanza delle regole? Non è solo un fatto formale,
l'osservanza delle regole. Se è un organo dello Stato, perché lo dice la Costituzione. Ma ci si domanda, sono valori, ecco, il problema è sostanziale. Ci si domanda se l'osservanza delle regole che lo Stato si è dato, che sono i codici e le altre leggi, è un valore ancora che in questo paese è importante o no? Questa è una domanda che pongo. Io penso che sì, dobbiamo credere, però è chiaro che i magistrati giovani che si sentono così maltrattati da organi dello Stato, non solo la stampa. E allora ho colto una frase nella sua esposizione in cui si diceva che ormai i giornali si cercano di omologarsi con il potere, e credo che sia questo, ma sia questa la spiegazione di quell'articolo. Però scavalcare questa montagna che sono le testate, che cosa si può fare? Allora io lancio un appello accorato alla professoressa Mazzoli, a lei, non lo so, con gli strumenti moderni che magari non hanno un costo, qualcuno vuole lanciare un'inchiesta, invitare i cittadini che possono constatare direttamente come si lavora nei tribunali. Torno un attimo indietro. L'effetto di questo, poi, di questa sovrapposizione. Continua dopo le danze. No, guarda. Ma è un appello accurato, sono venuto perché sono interessato a vedere. Ormai io è più di 40 anni che lavoro per lo Stato, credo ancora in questi valori, quindi sentire come la si pensa al di fuori degli articoli di giornali di quello che scoprono. Posso dirle che la sua testimonianza è praticamente un esempio di quello di cui parlavo io, cioè il problema della disinformazione. Ma non solo, ma aggiungo che non giova nemmeno al governo, perché abbiamo sentito il presidente Renzi dire alla Camera i tribunali sono chiusi per 45 giorni, che è una grande falsità. Ma nessuno ha detto niente di questo. Cioè arriviamo ma stiamo parlando di giornali che hanno utilizzato le slide governative così come erano, hanno preso e le hanno stampate. Allora io dico, domando questo, a te. Se non mina questo la credibilità di un giornalismo, il giornalismo dovrebbe lavorare. È consentito che un capo del governo, ripeto, io sono 40 anni che faccio questo mestiere, ho iniziato quando c'era la crisi della giustizia, era a livelli inferiori, perché per trattare delle cause ci si mettevano gli anni, la situazione è sempre peggiorata. Giova al governo se non si conoscono quali sono le cause che si possono risolvere i problemi. Ecco l'effetto, dichiarazioni che i tribunali sono chiusi che non sono mai chiusi. Allora, è possibile lanciare un blog, lo dico a voi, se siete del mestiere, guarda, io ecco, era proprio quello che volevo. Forza, grazie. Debanchiamo i giornali, debanchiamo il governo. L'università, mi offre un'inchiesta all'università corretta. Noi ci mettiamo la struttura organizzativa, dai, gli diamo una mano, un supporto. Ma nell'interesse della democrazia di certamente dicevamo. Perché l'idea è che in Italia si prende un troppi anni per le cause per forza di magistrati. Questo è lo slogan del passato. Magari dovremmo anche fare, questo lo dico indipendentemente da quello che ha detto lei. Anche questa cosa come magistratura, di entrare e uscire dalla professione facendo i politici, forse è meglio di non fare il magistrato, fai il magistrato, non fai il politico. Ma vale lo stesso per i giornalisti, fai il giornalista non fai anche il politico. Invece noi abbiamo questa confusione continua di ruoli che poi mina la fiducia, mina la credibilità. Ed è quello che sta succedendo. L'effetto è che se è caduto il tornario, la figura del magistrato, è stata una cosa inutile, sono addirittura io. Bene, ci sono delle altre domande? No, non mi pare. Bene. Adesso tutti in edicola a comprare i giornali di carta. Esattamente. Per compensare. Io prendo Topolino. Questa è una provocazione. Topolino, io Paperino. Peppa Pig, sta roba. Grazie mille. Posso solo due secondi perché all'inizio purtroppo mi sono dimenticata e ci tenevo tantissimo. Io che ho studiato all'IFGU di Urbino e ho avuto un grande maestro che non c'è più e che volevo ricordare, perché lo ricordo sempre con tantissimo affetto e tantissima stima, che è Silvano Rizza. Beh.
Rossetti e altri amici dedicando l'aula magna della scuola di giornalismo a Silvano. Fantastico. Silvano ha litigato con tanti di noi, ma è stato un grande maestro di tutti noi, quindi veramente un grande... Senti, ti racconto questo aneddoto con Rizza. Una sera erano tutti usciti, era finito l'orario di lezione, era finito, io non riuscivo a ingarrare un titolo su un pezzettino poi piccolino, mi ha tenuto, siamo stati e lui fino alle 11 di sera, fino a quando io non ho azzeccato il titolo. Questo perché? Perché diceva anche quel dettaglio importante nel rispetto e nella cura verso il lettore. E Arianna, pensa oggi come li fanno. Si è commossa vedendo un suo ducato del 96-97 sì. Appeso ai muri del nostro... Facevamo anche le foto nella camera oscura, facevamo le foto, le sviluppavamo. Bellissimo. Altro che di gettone nell'iPhone. Grazie allora. A tutti. Ti è piaciuto? Rettore, rettore, com'è? Facciamo una foto. Sei stata bravo. E poi sono le cose che io dico. Arianna, facciamo la foto con i brevi. Vai. Vedere questo sigillo.